siamo oggi qua in piazza a fare un presidio assieme ai colleghi della CISL, della UIL e dello SNAS per protestare contro i tagli della scuola. Una scuola già tagliata da 8 miliardi di euro in 3 anni e adesso il governo mette mani pesantemente nelle tasche degli insegnanti andando a bloccare gli stipendi per quanto riguarda gli scatti esennali. Significa una perdita netta di 5.000 euro in 3 anni per gli insegnanti, che si ritorce anche sul TFR e sulla pensione. Questo è un governo di ladri che rubano per il passato, in quanto hanno finito di smantellare uno dei migliori sistemi scolastici del mondo. Sono ladri per il presente, perché mettono mano in tasca mentre le caste vengono fuori indenne le spese militari, così come gli aiuti al Vaticano. E sono ladri per il futuro, perché una società che non investe nella scuola non investe neanche nel futuro. Di conseguenza siamo un paese destinato al fallimento, un paese destinato ad essere tra gli ultimi del mondo. Ecco perché questo è un governo di ladri, di triplici ladri.